Protesta di gruppi di disoccupati davanti alla sede del Consiglio Comunale di Napoli. Alcuni manifestanti hanno occupato una stanza all'interno del palazzo, rappresentando tutta la propria rabbia. Un'emergenza di cui ha parlato anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della riunione dell'Assise. Noi sicuramente siamo vicini a tutti i problemi del lavoro nella città. Noi non abbiamo competenze dal punto di vista della formazione, perché non è una competenza del comune. Abbiamo lavorato con un tavolo in prefettura, che adesso dovrà essere ripreso con il nuovo governo, l'abbiamo fatto anche col Ministero del Lavoro, perché avevamo individuato un percorso di formazione che consentisse di dare un'opportunità a chi oggi è senza lavoro. Il primo cittadino ha garantito interventi anche per aumentare la sicurezza nei locali della Movida a Chiaia. A breve approveremo il nuovo regolamento di sicurezza urbana, che ci dà più strumenti dal punto di vista sanzionatorio per poter garantire un maggiore rispetto delle regole. Il problema reale è che c'è un eccessivo affollamento di locali, perché ci sono troppi locali in strade molto strette. Da un lato bisogna lavorare sulla delocalizzazione, dall'altro c'è un tema anche di regole nazionali che ci debbono consentire più facilmente di poter ridurre la pressione di troppi locali in spazi troppo angusti. Manfredi infine si è detto fiducioso del lavoro che porterà avanti il nuovo governo per il Sud. Sono fiducioso che ci sarà attenzione, perché il Sud è una parte troppo importante della città, del paese, per poter immaginare che la più grande città del Sud non abbia quell'attenzione che è dovuta.